Allora, Mister Room, vittoria importante per l'Unione Calcio che conferma quanto di buono fatto in questo campionato, ormai in, in un'ipotetica zona playoff presente l'Unione Calcio, conferma dell'ottimo lavoro che ha svolto Mister Room. Vittoria sofferta, ma vittoria importante. Sì, era importante soprattutto perché nell'anno solare 2022 non ci eravamo ancora sbloccati e cominciava a pesarci un po', soprattutto dopo quello, quanto di buono avevamo fatto fino alla pausa prima di Natale, quindi ci teniamo a fare questa e quindi sono stati bravi ragazzi. Ha detto bene, una vittoria molto sofferta, sapevamo che contavamo una squadra ben allenata, soprattutto ben messa in campo, quindi l'abbiamo preparata in due giorni perché ovviamente con il turno infrasettimanale era così, però ci teniamo strettissimi questi tre punti perché sono stati importanti per noi. Una vittoria importante, dicevamo, un campionato giocato bene dall'Unione Calcio che comunque sia consolida le ambizioni di questa società. Mancano 5 partite alla fine della stagione, Mister Room sta già iniziando a parlare di futuro con la società? Ma noi siamo concentrati per finire al meglio possibile perché poi queste ultime partite dobbiamo cercare di fare il massimo, già a partire da domenica dove viene il Barletta e dove sicuramente ci terremo tutti quanti a fare bene, a fare il massimo. E poi con calma tutti quanti faranno le valutazioni, io, la società, tutti quanti e programmeremo eventualmente il futuro. Unione Calcio che domenica appunto sarà arbitro di questo campionato con il Barletta, come si fa a fermare una squadra di quel tipo? Come si fa? È una corazzata, è forte in tutti i reparti, siamo alla quarta volta che l'affronteremo e è ovviamente una squadra che ha davvero pochissimi punti deboli. Noi da domani con il lavoro ci penseremo, cercheremo in ogni caso di mettere in difficoltà senza snaturarci, sapendo che c'era da soffrire, da lottare, perché se stanno facendo una stagione del genere hanno sicuramente ci sono sicuramente dei motivi e i motivi sono nella forza della squadra, di un allenatore preparatissimo, quindi sarà anche bello prepararli e affrontarli.